Rallegrati Gerusalemme, e voi tutti che l'amate radunatevi, sfavillate di gioia con essa. Sono queste le parole dell'antifona d'ingresso della quarta domenica di Quaresima, domenica letare. Prende il nome appunto da questa antifona, letare Gerusalemme. Rallegrati Gerusalemme. Questo invito alla gioia si traduce, come sappiamo, anche nei colori liturgici, perché si passa dal violaceo quaresimale al rosaceo, un'immersione di bianco e di luce. Ma perché rallegrarsi? Questo invito suona quantomeno stonato nei giorni che viviamo. Eppure, ancora una volta, la scrittura ci aiuta a leggere i giorni degli uomini attraverso lo sguardo della provvidenza eterna di Dio. Rallegrarsi perché sì, finisce il sussidio della manna dal cielo, ma inizia la benedizione dei frutti della terra, come ci ricorda la prima lettura, Giosuè. Rallegrarsi perché il Signore è certamente una luce inaccessibile, un mistero che sempre va oltre la nostra capacità di comprendere, ma è una luce che è fissata e capace di renderci sua irradiazione, come ci ricorda il Salmo responsoriale. Perché rallegrarsi? Perché il mondo è vero, è ribelle e scappa, ma Dio rimane fedele e lo insegue fino alla riconciliazione, come ci ricorda con forza San Paolo nella seconda Corinzi. Rallegrarsi, infine, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Arriviamo finalmente al brano di Vangelo più iconico della Quaresima, guidata da San Luca, con la parabola del figlio prodigo, del padre misericordioso. Potremmo dire quindi che Gerusalemme è nuova quando si rinnova nel perdono fraterno e la luce del popolo eletto illumina piuttosto che bruciare quando arde della misericordiosa fedeltà di Dio. Questo è il grande tema che si traduce poi anche nei canti. L'antifona d'ingresso, canteremo la famosa versione di Chédinot, Rallegrati Gerusalemme, e poi ascolteremo al canto di offertorio che rompe il silenzio dal momento che siamo nella domenica letare, Dio ci offre il suo perdono del maestro Ruorui, e canteremo la comunione di Ruaro e cominceranno a far festa proprio la musicazione del Vangelo, icona di questa domenica. Buona quarta domenica di Quaresima. Letare Gerusalemme, rallegrati Gerusalemme.